Tutti da Endavio e benvenuti in un altro episodio di Sonic Mania. Se sentite il tono un pochettino seccato è perché. Allora, prima cosa, la memoria del me stesso di ieri ha colpito ancora, perdendo il footage della Lava Rift Zone che avrei dovuto fare in questo episodio. O meglio, no, questa volta devo essere sincero perché non è stata solo la mia memoria, ma anche un errore nel sistema di caricamento. Di condivisione e registrazione della PS4, che per qualche ragione, intanto che vado in una Time Attack Mode, ha cancellato tutta la clip quando ho aperto il menu anziché salvarla. Non so perché. E tra l'altro, nel momento in cui, qui vedete che ho già fatto l'atto 1, non l'atto 2, perché ho per sbaglio premuto triangolo. Con triangolo si accedono alle classifiche. Le classifiche sono in un altro posto dell'applicazione. E quindi ho perso tutto il footage. Mi pare logico, no? Perché ovviamente vogliamo essere professionali in questo gioco? Vogliamo essere professionali su questo canale? No. Ogni video su questo canale deve avere almeno un problema tecnico. Speriamo che quando rifarò la serie con Knuckles non ci siano grossi problemi tecnici. Comunque. Questa zona, uscita da Sonic & Knuckles, cioè la seconda metà di Sonic 3 & Knuckles, è a tema fuoco. In questa zona lo scudo di fuoco può fare molto comodo perché ci protegge dalla lava. La lava ovviamente ci danneggia se noi ci camminiamo sotto. Mamma mia che schiacciamento di capsule e conseguente drop dash che ho fatto. Ma purtroppo, facendo questo errore, il classico errore da me stesso di ieri, con la mia famosissima memoria, e perdendo il footage, sono costretto a non poter fare i boss per quel problema che sapete voi. Lo so, purtroppo non ho fatto le Blue Sphere. Le Blue Sphere a questo portano, perché se si fanno 20 Blue Sphere, se si completano 20 Blue Sphere, si può raggiungere. Si sblocca la debug mode. Con la debug mode, che è una funzione del no save, si può fare un level select. E quindi si può ovviare a questo inconveniente che capita sempre a me. Che rimbalzi. Quindi, se l'avessi sbloccata, non ci sarebbe stato quel problema nella Hydro City Zone. Non ci sarebbe stato questo problema in questa zona. E vabbè, forse la sbloccherò con Knuckles, perché qui rischia che mi ricapiti quel problema. Off screen funziona? No, ovviamente. Che devo fare? Mi devo suicidare? Non posso morire ora. Ti rendi conto? Gioco, vero? Sono arrivato fino a qui e io non morirò ora. Ah, grazie. Questo è un trucchetto per tutte le cose che funzionano con gli sprite di andare off screen. Perché gli sprite non esistono quando sono off screen. E quindi si resettano le posizioni originali. Lì c'è uno special ring che è già usato. Perché nel footage che ho perso c'era anche uno special stage, addirittura riuscito, in cui prendevo il quinto Chaos Emerald. Quindi ora ne manca. Quindi ora ci mancano solo due Chaos Emerald per il finale migliore. E casualmente quante zone ci mancano? Due. Quindi potremo addirittura ottenere il finale migliore in questa serie. Senza troppi problemi. Perché sono solo due zone che devono. Sono solo due special stage che dobbiamo finire. Ovviamente sono gli ultimi due che probabilmente saranno i più difficili. So già come funzionano i giochi. So bene che molto spesso gli ultimi special stage sono i più difficili. Cosa che non sembrava valere in Sonic Heroes. In Sonic Heroes il terzo è più difficile. Quello special stage. 10 volte l'ho fatto, letteralmente. E se mai farò una serie su Sonic Heroes, lo dovrò rifare, probabilmente, perché. Questo è il problema. Nelle serie. Dover rifare anche le cose che preferiresti non rifare mai più.
Però penso che questa qui sia la strada per un percorso in alto che è molto più sicuro. Vediamo se ci arriviamo. Sì, eccoci. Questo percorso è, se continuiamo su questa strada, ci porterà direttamente al traguardo in non troppo tempo, anche se ho già perso il mio record. Ma soprattutto evitando un pezzo in cui c'è la lava che sale. La lava conta come collisione, quindi ci uccide se ci può schiacciare. E quindi in Time Attack Mode era un grosso problema. Io a momenti ci ho fatto game over nel mio l'ultima volta che ho provato a farlo. Forse neanche a momenti. E a dire che non so se farò altri giochi di Sonic su questo canale. Perché vorrei anche variare. Non vorrei fare solo giochi di Sonic su questo canale. Anche se adoro la serie, preferirei essere un pochettino vario. Seriamente non c'è spazio per l'air boost qui. Traguardo. Però appunto, preferirei poter fare anche altri giochi. Ad esempio, avevo in programma di fare delle serie su secondi, diciamo. New record di Chiesi. Che siamo secondi. Quindi intanto che inizio la seconda zona, ad esempio, potrei fare una serie su Crash Bandicoot Insane Trilogy. È un gioco che ho e che potrei fare. Però ci ho già giocato. Si potrebbe fare, perché no? No, probabili idee per il futuro del canale. Però anche una serie su una delle serie di videogiochi più belle a cui io abbia mai giocato, Batman Arkham. Ho le versioni rimasterizzate, quindi potrei fare una serie. Però un giorno, se mai avrò una possibilità di registrare direttamente dall'HDMI, potrei, anziché tramite le funzioni di registrazione interne della console, potrei riuscire a fare una serie anche su giochi per la PS3. Ok, di là si va solo ad uno special stage, già fatto ovviamente. Però sarebbe una cosa interessante perché comunque ci sono dei giochi per la PS3 che potrei fare. Esempio, sempre di Sonic, potrei fare una serie su Sonic 06. Che sono sicuro che sarebbe molto amata dai fan della serie, vedermi giocare a quel gioco. Gioco che per me resta sottovalutato, perché lo so. Ho detto la stessa cosa di Shadow e lo penso effettivamente. Penso che ci siano dei giochi della serie che sono troppo sottovalutati. Cioè, non sono così male alla fine. Ci si può comunque divertire. Sono comunque videogiochi fatti per divertirsi. Sì, forse non saranno proprio il meglio del meglio, però ci si può divertire. Questo però succederà tutto dopo che avrò finito questa serie anche con Knuckles, perché le priorità sono priorità. Già la serie con Knuckles avrò qualche difficoltà a farla, perché purtroppo sta per finire l'estate. Io non sono proprio una persona a cui l'estate piace, parentesi. Però, visto che sta per finire, le mie attività annuali stanno per ripartire e quindi non potrò fare molte serie. Non avrò molto tempo da dedicare a YouTube. Già adesso ne ho poco, poi quando ripartiranno le mie attività che non specificherò ovviamente perché io su YouTube sono una persona anonima e preferisco rimanerlo.
Allora, vogliamo arrivare su quel lì? Mi pare che lì non ci sia solo uno special stage che non possiamo fare. Esatto. Però c'è quell'oggetto che non possiamo prendere. Ok, questi qua sono usciti dalla lava riff originale. Però noto che questo gioco ha preso elementi da quasi tutte le zone classiche. Anche quelle che non sono nel gioco effettivamente. Esempio, ha preso elementi da Wiki Workbench Zone, che non è proprio una zona bellissima, eh? Cioè, intendiamoci, è comunque una zona brutta, abbastanza. Sono punti di vista i miei. Considerate sempre che, come ogni opinione che viene detta da me, sono le mie opinioni e non devono essere seguite. Non ho intenzione di influenzare persone con la mia opinione. Se io penso che un gioco sia bello, lo penso. Se una persona pensa che un gioco sia brutto, lo deve pensare. Anche se è contraria all'opinione mia. A differenza di come pensano alcune persone che vogliono sempre che le loro opinioni siano considerate oggettivamente vere. E credetemi, lo sto dicendo mentre gioco a Sonic per una ragione. Vale a dire che è molto frequente con questa serie. Perché i fan di Sonic tendono a sostenere le loro opinioni molto duramente, pensando che siano oggettivamente vere e tutte queste cose qui, però non lo sono. Io posso sempre contraddire l'opinione e non devo essere discriminato perché contraddico un'opinione. Se penso che Sonic 6 sia bello, lo penso. Non lo dovete pensare neanche voi, ma io lo posso pensare. Ok, siamo quasi alla fine. Siamo alla fine. La tema Attack Mode è interessante. Può essere molto utile, soprattutto per me, visto che capita spesso che io sbagli. Ma comunque, 9, 32, 58 messi. Noi abbiamo finito qui. La prossima zona non è proprio sconosciuta perché, come possiamo vedere proprio qui, nella Mania Mode, la prossima zona è la Metallic Madness Zone. Ci sarà da divertirsi con questa zona nel prossimo episodio. Quindi, ci entro giusto perché così posso fare l'outro con stile. Quindi, questa è l'outro. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video per farlo conoscere ad altri. E noi ci rivedremo nella Metallic Madness Zone proprio nel prossimo video, che uscirà in seguito, non so quando, presto. Quindi il video è finito, ciao a tutti!